Amici 22, spoiler seconda puntata, Cerbi Celentano, pubblico senza mascherine. Sabato 25 marzo andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici 22, che è stata già registrata e della quale sono già disponibili le anticipazioni. Chi ha partecipato alle riprese di giovedì 23 marzo, infatti, racconta che i 13 allievi ancora in gara si sono sfidati in tre diverse manche, al termine delle quali i giudici sono stati chiamati ad emettere verdetti decisivi. Il risultato del ballottaggio al quale hanno partecipato Cricco e Gianmarco, però, non è stato svelato in studio, al momento, dunque, non si conosce ancora il nome del secondo eliminato della serata ma solo quello di Piccolo G, escluso dopo la prima partita. Il serale della 22esima edizione di Amici sta entrando nel vivo, dopo aver rotto il ghiaccio con la prima puntata. Alunni e professori hanno partecipato alla registrazione dell'appuntamento che sarà trasmesso in TV sabato prossimo. Le tre diverse manche alle quali hanno preso parte le squadre del cast, sono state incentrate su performance singole ma anche su confronti che i docenti hanno voluto fare tra talenti della stessa categoria. In settimana, infatti, Cerbi e Arisa hanno battibeccato a distanza sul guanto di sfida che vedeva contrapposti Wax e Aaron, anche i due cantanti hanno discusso duramente su quale versione del brano ne sarebbe stata più equa. Ma alla fine l'ultima parola è stata della giuria esterna, che poteva confermare oppure annullare la prova ritenendola non giusta per entrambi i ragazzi. Un altro guanto di sfida che è stato lanciato durante la settimana, è quello con protagoniste Isobel e Maddalena. La maestra Celentano ha deciso di mettere a confronto le due ballerine del cast per la seconda volta consecutiva, dopo averle fatte misurare con una coreografia sui tacchi. La prof Alessandra ha chiesto alle ragazze di eseguire un balletto sensuale, interagendo con un tavolo e con un palo da lap dance, sulle note di vari brani di Britney Spears. I giudici Michele Bravi, Giuseppe Gioffre e Cristiano Malgioglio hanno espresso le loro preferenze su tutte le esibizioni alle quali hanno assistito, decretando le squadre vincitrici di ogni manche. Dopo la prima partita, un titolare è stato eliminato senza dover passare da spareggi o altre performance, dopo Megan e NDG. A lasciare il talent show è stato Piccolo G, uno dei cantanti del gruppo capitanato da Cerbi e Celentano. La gara è andata avanti con altre due sfide tra team, gli allievi che non sono stati salvati né dai loro tutor né dalla commissione esterna. Sono finiti al ballottaggio per la seconda esclusione della serata. La parte finale della registrazione di Amici del 23 marzo, dunque, è stata interamente dedicata allo spareggio tra Cricco e Gianmarco. I titolari che sono finiti a rischio eliminazione dopo la seconda e la terza manche, perse rispettivamente da Cuccarini Emanuello e da Cerbi Celentano. La giuria esterna, dunque, ha rivisto sul palco i due allievi prima di decidere chi doveva interrompere il percorso all'interno della scuola dopo mesi di studio e di crescita sia artistica che personale. Per la squadra guidata da Rudy Cerbi e Alessandra Celentano, è stata una mezza disfatta, dopo aver dominato al debutto vincendo tutte e tre le sfide. Nel pomeriggio ne ha persi due. Al momento restano imbattuti Arisa e Todaro, gli unici a non aver perso componenti del loro gruppo. I fan che hanno assistito alle riprese, però, hanno lasciato gli studi Elio senza conoscere il nome del secondo talento che è stato escluso dalla gara serale dopo due soli appuntamenti, questo attesissimo verdetto sarà svelato esclusivamente ai ragazzi in casetta, mentre i telespettatori lo scopriranno sabato 25 marzo seguendo la puntata fino alla fine. L'ospite della serata, infine, è stato il comico romano Enrico Brignano. Il pubblico ha potuto assistere allo spettacolo senza le mascherine protettive che erano imposte finora nel rispetto delle norme anti-Covid. Sei betono, underground, no, sciapte am dat tonu. Da nu ca vod afonu, se acum rapui moda, oh nu. Așa e, și zici că stom for, la cum mă comport. Întreabă asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în tristor, la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, zintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau jos carul mare.